Questa è una bella foto che ho ripescato a casa. Avanti. L'ultima volta che molti di noi, tutti di noi di famiglia, abbiamo visto Paolo. È bello ricordarlo anche nel suo atteggiamento, perché questo era l'atteggiamento col quale Paolo si poneva nei momenti importanti. E se io devo immaginare, proprio nello stile proprio del suo essere gesuita, questo è l'atteggiamento col quale sicuramente lui si è incamminato verso Racca. Che cosa sia successo lì? Non abbiamo da saperlo. Può essere successo qualunque cosa. E gli interessi intorno sono tanti e non ho gli strumenti per poter dire nulla a riguardo, ma il vuoto assoluto, e questo ce l'ha detto Francesca. Che cosa significa per noi oggi richiamare l'attenzione su Paolo? Bene, significa richiamare l'attenzione su questo fenomeno degli scomparsi, che rappresenta una ferita indelebile se non si scioglie, per guardare il futuro. Comunque è evidente che ci troviamo di fronte a un dramma senza fine, di fronte a delle responsabilità su più fronti che hanno coinvolto diversi paesi, e mi permetto di ricordare che tutte queste cose Paolo le aveva previste, sì, le aveva scritte, le aveva dette a gran voce.